giapponese si chiama Taisawa. È iniziato oggi il corso di autodifesa femminile al liceo scientifico Redi di Arezzo. Ci può spiegare un po' come è strutturato questo corso e quante ragazze hanno deciso fino ad oggi di partecipare? Dunque, è un corso che noi abbiamo deciso di fare in forma sperimentale per vedere il gradimento innanzitutto che c'era, e devo dire è stato molto ben accolto, perché abbiamo circa 45 ragazze che si sono iscritte, tant'è che abbiamo aperto due corsi rispetto a quello iniziale che avevamo programmato. L'idea è quella di renderla un'offerta costante nel nostro piano dell'offerta formativa, perché riteniamo che sia un'occasione significativa per le ragazze per acquisire una maggiore tranquillità e sicurezza anche in se stesse. Innanzitutto gli insegneremo a delle tecniche molto semplici di difesa personale sviluppate dalla nostra federazione, dalla FILCAM, con il metodo globale di autodifesa, e saranno delle tecniche atte a dare una prima infarinatura alle ragazze, nel senso, tant'è vero che il corso, il progetto del corso si chiama Io non ho paura, perché purtroppo nella vita odierna le donne subiscono spesso e volentieri delle violenze, non solo a carattere emotivo ma anche proprio a carattere fisico. Perché pensi che sia importante partecipare a un corso di autodifesa? Ecco, anche comunque in vista di un progetto universitario ti mette comunque a confronto con situazioni che nella realtà retina piuttosto piccola non possono capitare, mentre in città più grandi sono più, ecco, quasi all'ordine del giorno.